Bentornati in un nuovo video. Oggi mi è arrivato questo pacco da casa mia, dalla Sicilia, quindi Sicilia, Toscana, Firenze. Quindi niente, volevo far vedere il tipico pacco terrone, però in questo caso per me è un vanto, non è un modo per prendere in giro altro. Quindi iniziamo lo spacchettamento. Ma non l'ho spiegato. Ah, ok. Ah. Non ti hanno mandato la carta igienica. No, è ammortizzato. Io si è rotto. Comunque salvato. Dun, dun, dun. Mi hanno dato di aprire tutti i pacchi, quindi apriamoli. Vediamo cosa esce fuori dai pacchi. Ho capito cos'è! Le uova! Ok. Avvicinati tu piuttosto, io lanciare altro. Passa. Che la rummo. Noci? Nocciole del mio paese, che va forte della produzione delle nocciole. Addirittura gliele abbiamo vendute anche a per l'hotel. No, vabbè! No, vabbè! Cosa? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma no, non è alcol. Uova. Ancora uova? Sì. Vabbè. Prima si è rotta però. Un coltello? No, non è un coltello. Cos'è? È la spatola della cera. Deodorante. Deodorante. Ma spacchi tutto. Pasta fatta. Altra pasta. Senza uovo o con uovo? Senza uovo. Pasta. Pasta con uovo. Bene. Stavolta. Tonno. Tonno. La macchietta per la cera. Insieme a suo figlio. Qual è la tempesta? Eh? Era tempesta? Sì. Ah, la pasta di Kamut! Mi hai lanciato pasta addosso. Scusa. Altro tonno. Tonno. Della tua regione. Grande Gallipo. Patate? Noci! Ah, noci. Ho paura a prendere i pacchi. Ah, qua lo so cosa c'è. Oddio santissimo. Il mega boccione Nutella. Cioccolata. Yes. A morire. Perché tra poco ti trasformi nella strega di Hansel e Gretel. Per le quanto strisce. Va bene. Se non è commestibile non ci interessa. Il mio riso. Esatto. Un fioc.
grazie al signor Calogero. Chi è il signor Calogero? Limoni. Cos'è? Crema mani. Ah, va. Paste di mandorla e frutta marturana. Che non si riesce ad aprire. Le cornie siciliane. Cos'è sta roba? Questo me lo manda mia zia, sicuro. Ok, coffee perché? Cioccolato fondente 75% Miami. Un libro. Un libro che mi ero dimenticato a casa per le vacanze natalizie. Perché? E poi. Sei. Dio buono, io te l'ho detto, tu secondo me arriverai al punto che sta casa ci avrà le pareti fatte di marzapane e inviterai i bambini fiorentini e poi li cucinerai. Altro che Hansel e Gretel. E qui c'è una specialità del mio paese. Sembrava vitello tonnato, ma non lo era. Non si capisce niente. Senti l'odore. Senti l'odore? Ma che è? Lo senti l'odore? Venite, mangiatevi tutti! Questa è la mia pasta reale! Cosa gridi? Cosa gridi? È scema. Comunque ora sto organizzando quello pugliese, eh? Ah, ok. Chi è? Pasta reale! Se riesco ad aprire il tagliapappone! Ma non lo potevi aprire con calma dopo, no? Vabbè. Ma questa come si mangia? Così, la pigli, la stacchi, non la fai cadere per terra. Assaggiate. Ora? Vai. Ma è dolce o salato? Dolce. Prendo uno piccolo. Dolce, sai cosa? Sì, vai. E sono nocciole, miele. Ma no! Assaggio? Boia. È una bomba. Buonissima. Grazie, amore. Prego. Ma c'è un sacco di cose che ora qui ci dobbiamo mangiare. Io l'ho mangiato. È buonissimo. L'ho già mangiato. Sono tostorici? No, però me lo ricordo. Questo è una cosa simile. Buonissimo. Bene, il video finisce qui. Questo è tutto il ben di Dio che mi è stato mandato da casa. E niente. Se volete favorire, sì. Tutti invitati.